Oggi è il tuo compleanno? Sì! 20 anni! Ta-da! Manca poco al mio compleanno! Tra un po' è il tuo compleanno! Oh ragazzi, tra poco è il mio compleanno! Anche il mio! Io non ci credo ai compleanni, va bene? A me i compleanni mi mettono tristezza, non mi mettono allegria. Non vi permettete di organizzarmi una festa a sorpresa perché mi offendo! Ma che poco, mancano 4 mesi! Vieni qua, vieni! Ho attivato la commissione nuova! Guarda qua! Lo sai che secondo me queste sono veramente perfette per un regalo di compleanno, che dici? Diciamo che tiene ragione, quando dobbiamo fare un compleanno andiamo su sto sito, lo teniamo bello presente. Dai che dobbiamo fare un macello, dai! Ah, aspetta che è mamma che mi deve fare gli auguri. Pronto, mamma? Grazie, auguri. Mi, mamma, Muni, dai che dobbiamo andare gli altri che ci aspettano. Cioè, assurdo! Ma noi siamo nati proprio lo stesso giorno, il 18. E come festeggiate? Io voglio fare una cosa simile. Cioè, allora, ho preso la vignetta, sono 12 stanze, c'è la piscina e viene anche mio cugino che fa il DJ. C'è anche l'idromassaggio. Qui, che state facendo? E due chiacchiere con tua mamma. Io lo so che state organizzando il compleanno mio. Non me lo organizzate. Non mi piacciono i compleanni, non ci credo proprio. Poi lo posso dire così, ma non è vero. Litighiamo, eh? Mio figlio è pesando assai. Andiamo, dai. Senti, Carla, devo rispondere perché altrimenti mi chiama al locale. Vuoi che ci roviniamo la serata? Non posso neanche dire che non prende. Mi ha messo lei la connessione in casa. 5 minuti e ci vediamo là. Io mi avvio perché abbiamo pure il brindisi di riscaldamento, capito? Mamma, che è successo? Appena 21 giorni il mio compleanno. Lo so, amore, se ne mancano 22, ce ne mancano 21 e domani ne mancano... Che caso assurdo! Siamo davanti al mio negozio di vestiti preferito! Guarda quello verde, guarda, sembra fatto su misura per me! Io ho bisogno di una bottiglietta d'acqua, ok? Tu rimani qui, io torno tra 10 minuti, capito? 10 minuti! Capito, amore, proprio perché mancano 10 minuti, che faccio qua? Ma aspetta, guarda il manichino, andiamo insieme, amore, ma perché? Tanto leggi un negozio di pizzette, 10 minuti e te la preparo. Come carini, eh? Sto pure questo... Ma ciao, ragazze! Ho praticamente sbalzato tutto il negozio, ora mi mancano solo le palline per la piscina, la metto all'ingresso? Ciao! Le palline per la piscina? Pure le palline per la piscina? Cioè, l'idromassaggio, le palline per la piscina, ma è troppo! Sai che cosa? Non la voglio fare questa festa, basta! Ma dai, non far così, vieni qua, prendiamo 2 bikini, la piscina! Ce l'ho quella, no io! Vabbè, è uguale, sono dettagli, vieni qua! Ciao, Cristina! Sì, un anno più vecchia, grazie, ma poi battuta mai sentita! Non è il nero, Cristina, me la puoi passare mia madre, grazie, ciao! Maria, ma perché sono nata in Sicilia, perché? Amore, io esco! Tra 2 giorni è il mio compleanno! E mi servirebbe proprio un bel braccialetto come quello che si è rotto, però non me lo compro ancora! E io infatti proprio a questo stavo pensando. Lo sai che facciamo? Aspettiamo i saldi, te ce li prendiamo. Me ne prendo qualcuno pure io che non ne porto. Pronto, Carla? Uè, bella, ciao, come stai? Sì, no, ti volevo dire che sabato è il mio compleanno. Sì, lo so che è pure quello di Anna, no, ma ti volevo... Ah, già ti ha invitato. No, ma per curiosità, ma quando ti ha invitato, Anna? 2 mesi fa, c'è proprio un matrimonio sta organizzando, non un compleanno. Ma devi fare pure la busta. E bella, guarda, ti devo lasciare che devo chiamare gli altri invitati, eh. Ciao, 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 ciao. Proprio il 18 dovevo nascere. Grazie Francesco. Ciao, ciao. Ci credo. Uè, bella zio! Finalmente mi rispondi! Tanti auguri! Auguri a zia! Antonio! Mica venite! Zia, non ti sento! Non ti sento, zio! Uè, mamma, sono tornato! Ah, belle mamma, sei tornata! Ma che finisce il film di cucina? Scusa, gli amici dove stanno? Ma guarda lì. Ma festa sorpresa. Tu non l'hai voluta, che vuoi? Ho capito, ma lo dico sempre, ogni anno, e poi alla fine lo organizzo. E siete che quest'anno ti hanno preso in parola e non ti hanno preparato niente. Cioè, quindi mi sta dicendo che il compleanno mio non lo festeggio. No, come hai voluto tu. Giusto, non giri. Perché? Perché non mi avete organizzato la festa? Sorpresa! È arrivato il momento del... regalo! Ma com'è? Qui dentro ci stanno tutti i regali che non ti ho fatto. È 4 mesi a dire mi piace quello, mi piace quell'altro. Il bello di un regalo è la sorpresa. Se tu già sai che c'è, che sorpresa è? Quindi per quest'anno... Io ho scelto io, amore, perché ho imparato a conoscerti, hai capito? È bellissima! Capita, mo? La lezione... Grazie, amore. Il tuo compleanno! Non conosco il tuo regalo! No, no! Tu non hai capito il messaggio che ti volevo. Un viaggio! Ma quale viaggio? Sì, amore, ho deciso! Lo troviamo ora, costa meno! Cioè, amore, ma finiamo di mangiare, fa una cosa! Mi dai i soldi e scelgo il regalo che mi piace! E chiudiamo la storia! Ora un brindisi me lo devo fare per forza, non me lo toglie nessuno!
Pronto, mamma? Che è successo? Abbiamo pensato di farti gli auguri tutti insieme. Dove lei? E quelli tutti qua stanno. Scusa, 6 ore di telefonate e state tutti insieme? E non me la potevate fare una telefonata sola? Tornato! Oh, che serata meravigliosa! Ti devo fare i complimenti perché la tua festa di compleanno è stata la più bellissima a cui sia mai stata! Che serata! Oh. Venite ragazzi! Allora, qui c'è la piscina! La piscina con le palline e il catering! Sarà tutto perfetto! Vabbè dai, vedi che poi qualcuno viene. Ma chi deve venire? Stanno tutti a casa di quella che c'ha la villa, la piscina, il DJ. Che devo fare con queste pizze fritte? Prendetevene almeno due, sono calde calde, l'ho appena fatte. Vado io. Ma vedi che è quella a fianco che ha sentito l'odore delle pizze. Ciao. Sì, scusa il ritardo, sono passata alla festa di Anna. Una tristezza e poi sto morendo di fame, posso avere una pizza fritta? Sì, entra, venite. Buonasera, salve, questo è la pizza fritta, chi le vuole? La pizza fritta di la sera. E ricordati che come da compleanno c'è sempre qualcuno più sfortunato di te. Brava! Tipo? E ora una foto con tutti gli amici. Vai, tutti insieme!